Bene, affrontiamo oggi questa parte importante delle operazioni tra polinomi in algebra, che è la divisione di un polinomio per un altro polinomio. Ok? Andiamo ripeto, a piccoli passi. Per far questo, torniamo un attimo indietro. Immaginiamo di operare tra numeri, nell'insieme dei numeri naturali. Ok? Cosa significa prendere un numero, dividerlo per un altro e trovare un terzo numero? C è ottenuto dalla divisione A diviso B se e solo se, moltiplicando B per C, ottengo A. Cioè, dividere un numero per un secondo significa trovare un terzo che moltiplicato per il secondo ti dia il primo. Ok? In generale, però, la divisione non è esatta, nel senso che A, questo, cioè se fosse esatta sarebbe così, in n. A la potrò scrivere come B divisore per C quoziente più R resto della divisione. Questo si chiama dividendo. B è il divisore, C è il quoziente, R il resto. Facciamo un esempio molto semplice. Immaginiamo di fare 15 diviso 2. Ok? Il 2, il 15 sta 7 volte, con il resto di 1, quindi 7 è il quoziente e 1 è il resto. Cosa significa? Significa dire che il dividendo 15 posso scriverlo come divisore 2 per quoziente 7 più resto 1. Fin qua non dico niente di nuovo, giusto? Normalmente, rispetto al divisore, il resto, R, è più piccolo di B, del divisore. Questa è una condizione importante. Ok? Fin qua non dovrebbero esserci domande. Che succede se, anziché parlare di numeri, parliamo di polinomi, cioè in generale di espressioni algebriche, dove c'è almeno una lettera? Quindi per i polinomi, cosa abbiamo? Beh, in realtà un primo passo l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto un polinomio diviso un particolare tipo di polinomi, che sono i monomi. Immaginate di dover dividere, che ne so, io qui ho scritto un esempio, 4x alla seconda diviso y per y alla quinta meno 2x alla terza y alla seconda meno x alla seconda y alla terza diviso meno 2x alla seconda y alla seconda. Questo è un monomio. In questo caso c'è una domanda? Perché R deve essere minore di B? Ti rispondo a questo esempio. Quando ti dici quante volte il 2 è compreso nel 15, ok? Non dici una volta, due volte o tre volte, prendi il massimo numero intero che esprime quante volte il 2 è contenuto nel 15. Se prendi il massimo numero che ti dà questa proprietà, il resto necessariamente è più piccolo del divisore. Ok? Non avrebbe senso dire che ne so, la divisione dà come quoziente, che ne so, 5 con il resto di 5. Non avrebbe senso, no? Mi fermo la divisione e calcolo il numero massimo di volte, i numeri interi in cui il divisore è contenuto nel dividendo è contenuto nel divisore.
E la stessa proprietà si applica a brevissimo, come vedremo, per i polinomi. Qui l'operazione è semplice nel senso che applico la proprietà distributiva della divisione, cioè tutti i monomi del dividendo vengono divisi per il divisore. Quindi che cosa otteniamo? 4 diviso meno 2 fa... Cioè prendo ciascun monomio del dividendo e lo divido per il divisore e così via. E per dividere dividiamo termine a termine la parte numerica diviso la parte numerica e ciascuna lettera diviso la stessa lettera con esponenti normalmente diversi. 4 diviso meno 2, ripeto, fa meno 2. X alla seconda diviso x alla seconda fa x alla 0, cioè fa 1, non lo scrivo. Y alla quinta diviso y alla terza fa e alla seconda fa y alla terza. E ho la prima divisione, poi ho meno 2 diviso meno 2 che fa più 1, x alla terza diviso x alla seconda fa x, y alla seconda diviso y alla seconda mi dà 1, non lo scrivo. Poi meno 1 diviso meno 2 fa più un mezzo, x alla seconda diviso x alla seconda mi rimane 1, y alla terza diviso y alla seconda mi rimane y. E questo è il polinomio quoziente. Qui per definizione non ho resto, posto che posso dividere. Attenzione! Immaginate questa divisione. 12x alla quinta meno 6x alla terza più 9x diviso meno 3x alla seconda. Qui ho un divisore di secondo grado e diversi monomi. Il primo è di grado 5 rispetto a x, si può fare. Il secondo è di grado 3 rispetto a x, si può fare, ma l'ultimo monomio è di grado 1, non posso dividerlo per un monomio di grado 2. Cioè quello che ottengo non è un polinomio. È una frazione algebrica. Ok, quindi questo polinomio non è divisibile per meno x alla seconda. Qui perché abbiamo fatto la divisione? Perché ciascun monomio del dividendo conteneva una parte letterale, la parte numerica non ha importanza, si può fare comunque, ma la parte letterale deve contenere almeno tutte le lettere del divisore con esponente uguale o superiore. Se in almeno un caso questo non è vero, la divisione non è eseguibile, cioè quello che ottengo è una frazione algebrica che tratteremo a suo tempo. Ok, in questo caso questo non si può eseguire questa divisione. Cioè se la faccio qui ottengo un esponente negativo, cioè ho una lettera denominatore, quindi ho una frazione algebrica. Ok? Questo per ripassare velocissimamente quello che abbiamo già visto a suo tempo con i monomi. Se invece, caso più generale che è quello che ci interessa a noi oggi, operiamo tra polinomi, cioè se il divisore è un polinomio, allora normalmente dividere un polinomio che prende il nome di dividendo. Quando scrivo così, a grande tra parentesi x, leggo, si legge, a di x e significa a dipende dalla lettera x di cui non conosco il valore, come per esempio questo polinomio, dove eccolo qua, è un'espressione che contiene parti conosciute, i coefficienti, e
ma dei termini x che non conosco. Quindi il valore di questa espressione, quello che c'è tra parentesi, dipende da quanto vale x. Ok? Quando scrivo questo, significa che questa è un'espressione algebrica, un polinomio, che contiene la grandezza incognita x. Ok? Quindi c'è almeno una lettera e quella la chiamo x. Ok? Scrivere in questo modo significa che sto operando rispetto alla grandezza x. Se nel polinomio ho più lettere, eseguirò la divisione, come vedremo a breve, rispetto a una di queste lettere. Poi vedremo cosa succede se sono più di una. Ok? Questa parentesi significa che questa grandezza dipende da x. Prego. Quindi facciamo conto solo in questo caso che ci sia la X. Sì, nel caso il primo scalino c'è una sola lettera che è la x. Ok? Poi vedremo cosa succede se ne c'è in più di una. Quindi, ripeto, operare la divisione, quindi immaginate di prendere un polinomio a di x che è il dividendo e dividerlo per b di x. Altro polinomio che dipende da x, che prende il nome di divisore. Eseguire la divisione, ripeto, consisterà nel determinare due personaggi, q di x, che è il quoziente, quindi un polinomio che è, tra virgolette, il risultato della divisione, e un altro polinomio, r di x, che considererò il resto della divisione. Se c'è. In analogia a quanto visto per i numeri. Nel qual caso potremmo dire che, una volta che abbiamo trovato Q ed R, il dividendo posso esprimerlo come divisore per quoziente più il resto. Ok? Immaginate, scusa, solo un secondo che scrivo un poco meglio. Cosa possiamo dire dei gradi dei nostri polinomi? Se A è di grado n, non volevo scrivere m, ma n. È il divisore di grado m, normalmente m è più piccolo di n, minore o uguale, no? Allora il quoziente è di grado n meno m, e il resto è di grado inferiore a m, in modo del tutto analogo a cui abbiamo visto prima operare con i numeri. Ok? Quando prima provavamo poi i numeri, il valore del resto era in più basso del valore del divisore. Qui è il grado del resto che è inferiore a quello del divisore, proprio per come è strutturata la divisione. Quindi, ripeto, eseguire la divisione a di x diviso b di x significa determinare un polinomio q di x, detto quoziente, di grado in generale n meno m, e un polinomio R di grado inferiore a m resto, per il quale valga questa espressione. A di x è divisore per quoziente più resto. Dimmi. Ah, Quoziente n meno m. allora, torniamo indietro. Dove, ecco qua nell'esempio di prima. Questo polinomio di che grado è? Qual è il grado di questo, di quello che c'è tra parentesi, quella questa parentesi grande? Allora, il primo monomio di che grado è? No, è settimo grado. Questo? Questo? Quindi il divisore, dividendo, è di grado 7. Questo di che grado è? 7
Meno 4 quanto fa? Questo di che grado è? Eccolo là. Detto in altri termini, se ho un polinomio di grado n, qualunque cosa sia n, e questo lo ottengo moltiplicando due polinomi diversi, il grado del prodotto di questi due polinomi è la somma dei gradi del primo fattore per più quelli del secondo, ed m più n meno m fa proprio n. E il resto, okay, è di grado sicuramente inferiore a quello del primo termine, non altro è il grado di quel prodotto, come io avveniva, ripeto, per il valore della divisione in termini numerici. Ok? D'accordo? Molto bene. Attenzione, andiamo a vedere adesso qual è la procedura, il termine corretto è algoritmo. Questo è un termine che deriva da un nome arabo, Al-Khwarizmi, che per primo si è occupato delle procedure risolutive. Il termine algoritmo, se volete, è la generalizzazione del concetto di formula. In una formula matematica, una formula algebrica, diamo una procedura di calcolo, una composizione, una sequenza di operazioni algebriche. Ok? Un algoritmo ne è l'estensione, è una serie di operazioni che facciamo per svolgere un determinato compito. Sicuramente avete parlato di algoritmi in informatica. Alcuni algoritmi sono automatizzabili, cioè possono essere eseguiti da una macchina. È sufficiente che abbiano due caratteristiche. Siano composti da un numero finito di passaggi e che ogni passaggio deve essere non ambiguo, cioè la cui esecuzione deve essere indipendente da chi la esegue. Questo ne è un esempio. Algoritmo per la divisione. Tra polinomi. Ok? D'accordo? Attenzione, torno un attimo ancora indietro. Se voglio che i nostri risultati, cioè il quoziente e il resto, siano polinomi, è chiaro che il dividendo deve avere un grado o maggiore o uguale al divisore, perché altrimenti questo è un numero negativo. E quindi non ho più un polinomio, ma una frazione algebrica. Ok? Punto da controllare. Per illustrarvi l'algoritmo, facciamo un esempio. Prendo proprio spunto da quello che il libro propone. Immaginiamo di avere questo dividendo. 3x alla terza meno 2x meno 1. Questo è un polinomio di terzo grado nella sola lettera x. E di dividerlo, b di x è il divisore per x alla seconda più 2x più 1. Quindi il quoziente, quando lo troveremo, sarà di primo grado, sarà di grado 3 meno grado 2. Ok? E il resto sarà di grado inferiore al secondo, cioè o di grado 0 o di grado 1. D'accordo? Attenzione, cosa importante, il polinomio dividendo è sì di terzo grado, ma non è un polinomio completo. C'è il termine di terzo grado, quello di primo grado, ma anche il termine di secondo grado, e uno è di grado 0. Per evitare problemi di calcolo, quando vado a fare la divisione, tutti i termini mancanti li inserisco con un coefficiente nullo. Cioè, riscrivo, primo passo, riscrivo il dividendo inserendo i termini mancanti con coefficiente 0, quindi 3x alla terza,
Il termine x alla seconda non c'è, quindi metto più 0x alla seconda, meno 2x, meno 1. Gli altri ci sono. Ok? Tra un attimo vi sarà chiaro il perché. Dopodiché si usa fare operare questo schema. Tiriamo una barra verticale, una barra orizzontale sotto il livello dove c'è il divisore, e qui scriviamo il quoziente x alla seconda più 2x più 1. Questo è b di x e questo è a di x. Ok, dividendo divisore. Però in questo caso a è rappresentato dai numeri e x è la x, la di a fa parte di x. Non ho capito. A dipende da x. Certo. X in questo caso sono tutte le x che sono presenti nel codice. Tutta l'espressione compresa di lettere e di coefficienti. A di x è tutto quanto. Il fatto che c'è x tra parentesi significa che dipende da questa grandezza ignota, che è la x. Primo passaggio. Prendiamo il monomio più a sinistra, quello di grado più alto, e lo divido per il monomio di grado più alto nel divisore. Quanto fa 3x alla terza diviso x alla seconda? Qui faccio una divisione. Il prodotto va qui. Il risultato è 3x. Ok? Questo è il primo termine del quoziente. Qui sotto apparirà alla fine il quoziente. Fatto questo, prendo quello che ho appena ottenuto, gli cambio di segno, questo più o meno significa il cambio di segno, e lo riscrivo incolonnandolo sotto il termine che ho appena utilizzato. Quindi qui ottengo, ah no, scusate, c'è un'altra operazione da fare. Ho fatto troppo in fretta. Questo lo moltiplico per il primo termine del divisore e metto il risultato, cambiandolo di segno, sotto il primo termine del dividendo. Quindi ho 3x per x alla seconda che fa 3x alla seconda, cambiato di segno fa meno 3x alla seconda, alla terza. E poi faccio lo stesso con gli altri. Prendo questo, moltiplico per il secondo termine, ottengo 6x alla seconda e il risultato lo incolonno sotto il termine della stessa potenza. Quindi qui ottengo, cambiandogli di segno sempre, meno 6x alla seconda. E poi faccio lo stesso con l'ultimo termine, ce lo faccio con ciascuno dei termini del dividendo. 3x per 1 fa 3x, cambiato di segno fa meno 3x e lo incolonno sotto la potenza 1 della x. Dopodiché, qui ho fatto un po' di pasticce, ma poi lo riscrivo, calcolo il primo resto parziale, sommando tutti i termini in colonna, li sommo. 3x alla terza meno 3x alla terza fa 0. 0x alla seconda meno 6x alla seconda fa meno 6x alla seconda. Meno 2x meno 3x fa meno 5x, meno 1 più 0 fa meno 1. Quello che ottengo in questa riga è il primo resto parziale. Ma in quel caso c'è lo zero perché non sono più. Esatto, non c'è più il termine. Questo è di grado 2, ok? Che è di grado uguale al divisore. Quindi la divisione va avanti. Ripeto la procedura partendo dal resto parziale. Quindi
prendo il primo termine, meno 6x alla seconda, lo divido per x alla seconda e ottengo meno 6. Prendo il meno 6, il termine appena ottenuto, lo moltiplico per il quoziente, per il divisore, scusate, e incolonno i termini, quindi meno 6 per x alla seconda fa meno 6x alla seconda. Cambio di segno, più 6x alla seconda. Meno 6 per 2x fa meno 12x, cambio di segno, più 12x. Meno 6 per 1 fa meno 6, cambio di segno, più 6. E poi sommo. Meno 6x alla seconda più 6x alla seconda fa 0. Meno 5x più 12x fa più 7x. E meno 6, meno 1 più 6 fa più 5. Questo è di grado 1 ed è di grado inferiore al divisore. Quindi la divisione si ferma. Questo è il resto. E questo è il quoziente. Quindi la divisione ha dato come risultato il quoziente, che è 3x meno 6. Il resto vale 7x più 5, ovvero sia il dividendo è esprimibile, solo un secondo, come il divisore x alla seconda più 2x più 1 per il quoziente 3x meno 6 più il resto 7x più 5. Dimmi. Dalla divisione tra questo termine, quello di grado più alto, del resto parziale, diviso il primo termine del divisore. Meno 6x alla seconda diviso x alla seconda fa meno 6. Ok? Verifichiamo questa operazione. Questa non la faremo spesse volte perché è un po' lunga, ma la facciamo stavolta perché merita. Proviamo a moltiplicare. Allora, x alla seconda per 3x fa 3x alla terza. X alla seconda per meno 6, scusatemi, 2x per 3x fa più 6x alla seconda e infine più 3x. Poi ho meno 6x alla seconda, meno 12x, meno 6, a cui aggiungo 7x più 5. Mettiamo in ordine, abbiamo 3x alla terza, 6x alla seconda meno 6x alla seconda si semplifica. Poi ho 3x più 7x che fa 10x meno 12x che fa meno 2x e infine 5 meno 6 che fa meno 1. E se osservate, questo è proprio il dividendo. Dimmi. Ma quando abbiamo trovato più 7x più 5, Sì. non abbiamo ridiviso più 7x No, in perché il resto 2x? parziale non è più divisibile per il quoziente, per il divisore, perché il divisore è di grado 2 e il resto è di grado 1. Però se fosse stato più 7x alla terza, continuavamo Certo, se il grado è uguale o superiore, continui. Quando il grado è inferiore, ti fermi. sempre solo col primo termine. Sempre rispetto al primo, certo, perché il primo, questi sono tutti ordinati per potenze decrescenti, quindi quello che conta è il primo termine. Ah, quindi se era ordinato più 2x più x alla seconda più 1, controllava sempre il grado maggiore. Certo. Adesso facciamo un altro esempio. Ditemi se è tutto chiaro. Prendiamo questo esempio. Ci sono domande?
attenzione, non è detto che la lettera sia sempre la x. Questo è l'esercizio 59, a pagina 336. Dice, esegui la seguente divisione. B alla terza più 2b più 1 diviso b più 1. Qui ovviamente l'unica lettera che abbiamo è la b, dividiamo rispetto a b. Quindi eseguo le stesse procedure, stessa caratteristica, ma al posto il ruolo della x lo gioca la b, nessun problema. Riscriviamo, questo è il nostro dividendo, a di b stavolta si chiama, e stavolta il divisore, b grande di b piccolo. Quindi prendo il dividendo, lo ordino se non lo è già per potenze decrescenti della lettera, riempiendo gli spazi vuoti con degli zeri. Quindi ho b alla terza più 0b alla seconda più 2b più 1 e lo divido per b più 1. Dimmi. Nel caso quel di più non ci fosse stato, non so, b alla seconda più 1, dovremmo mettere 0b. Certo, ciò che manca metti uno zero. Quindi qui, ripeto, prendiamo il termine più a sinistra, quello di grado più alto, e lo divido, faccio una divisione, per il primo termine del divisore. B alla seconda, B alla terza diviso B, fa B alla seconda. Il risultato va qua sotto. E poi calcoliamo il primo resto parziale. Come facciamo con le divisioni, con i numeri? Se ci pensi, con i numeri facciamo la stessa cosa, dove era l'esempio iniziale, eccolo qua. Il 2 sta nel 15, quante? 7 volte, ok, per calcolare il resto parziale faccio 7 diviso 2, lo metto qua sotto e faccio la differenza. O equivalentemente faccio 7 per 2, 14 e cambio di segno e dopo sommo, è uguale. Non cambia nulla. Qui facciamo la stessa procedura. Quindi trovato il primo termine, b alla seconda, faccio b alla seconda per b che fa b alla terza. Cambio di segno, viene meno b alla terza, che lo incolonno sotto la stessa potenza. Poi b alla seconda per 1 fa b alla seconda. Cambio di segno, meno b alla seconda. Ecco, vedete perché devo riempire gli spazi vuoti? Se qui non avessi messo 0b alla seconda, questo termine non saprei dove metterlo, lo incolonnerei magari qua ed è sbagliato. Se sono incolonati per la stessa potenza, è più facile fare i calcoli in modo esatto. Dopodiché calcoliamo il primo resto parziale. B alla terza meno B alla terza fa 0, 0 meno B alla seconda fa meno B alla seconda, poi ho più 2B e più 1. Vanno giù anche questi vengono utilizzati. Tutti questi si sommano. Dopodiché ho un primo resto parziale che è di grado 2, di grado superiore al divisore, quindi la divisione continua. Meno b alla seconda diviso b quanto fa? Meno b. Dopodiché ripetiamo. Adesso prendo meno b, lo moltiplico per il divisore. E calcolo il primo resto parziale. Meno b per b fa meno b alla seconda, cambiato di segno fa più b alla seconda. Meno b per 1 fa meno b, cambiato di segno fa più b. Calcoliamo il primo resto, questo fa 0, 2b più b fa più 3b, più 1 più 0 fa 1. Ok? Qui il resto parziale è di grado 1, che è di grado uguale al divisore, quindi la divisione continua, c'è ancora un passo. 3b diviso b fa 3 più 3, quindi 3 per b fa 3b, cambiato di segno meno 3b, 3 per 1 fa 3, cambiato di segno fa meno 3. Questo fa 0 e 1 meno 3 fa meno 2. Quindi qui il quoziente vale b alla seconda meno b più 3. E il resto è meno 2. Domande?
Dimmi. Possono esserci due CD2XY Ottimo, mi hai anteposto quello che volevo fare. Che succede se invece che avere una lettera ne ho più di una? Ho proprio preso due esempi che illustrano questo. Ce n'era ancora un altro, ma insomma questo lo faremo dopo. Anzi, facciamo così, fatemi prima fare questo esempio. Metto in pausa la tua domanda per un istante. Prendiamo l'esercizio, questo qui 64. Dividiamo questo polinomio 1 più 2x meno x alla terza più x alla quarta meno 2x alla quinta diviso 3 più x alla seconda. Qui quelli che hanno fatto il testo hanno mescolato un po' le cose proprio per mettervi alla prova. Questo è il dividendo, questo è il divisore, il dividendo a grado 5, il divisore a grado 2, quindi il quoziente sarà 5 meno 2 di grado 3. Ok? Per fare la divisione devo metterli in ordine, dalla potenza più alta a quella più bassa. Quindi li mettiamo in ordine, cominciamo da meno 2x alla quinta più x alla quarta meno x alla terza più 2x più 1, qui ci sono tutti, non serve aggiungere nessuno 0. E ordino anche il divisore, ovviamente, x alla seconda più Però come si 3. passa da x alla seconda? Ah, manca l'x alla seconda, avete ragione, chiedo scusa. Ho corso troppo. Più 0x alla seconda più 2x più 1, vabbè, ci sta un po' stretto, ma ci sta. E iniziamo. Prendiamo il primo monomio di grado più alto e lo divido per i monomi di grado più alto nel divisore. E ottengo meno 2 diviso 1 fa meno 2. Anche lì manca 0x Dove? nel Nel divisore. divisore non riempi i termini, è sufficiente ordinarli. Ok? E x alla quinta diviso x alla seconda fa x alla terza. Dopodiché moltiplichiamo il monomio così ottenuto per il divisore e incolonniamo sotto il dividendo. Quindi meno 2x alla terza per x alla seconda fa meno x alla quinta, cambiato di segno, più 2x alla quinta. Dopodiché attenzione ai gradi, meno 2x alla terza per 3 fa meno 6x alla terza, cambiato di segno più 6x alla terza, ma lo incolonno sotto l'x alla terza, non sotto l'x alla quarta. E mi fermo. Sommiamo, questo fa 0, qui ho più x alla quarta, meno x alla terza più 6x alla terza fa più 5x alla terza, poi ho più 0x alla seconda più 2x e più 1. Ma abbiamo ritrovato più 6 salvezze. Da qui, meno 2x alla terza per 3, cambiando di segno. Ok? Questo è il primo resto parziale. Questo è di grado 4, divisore di grado 2, la divisione continua. Prendiamo x alla quarta e lo dividiamo per x alla seconda e otteniamo. Cosa otteniamo? Più x alla seconda. Dopodiché moltiplichiamo il termine appena ottenuto per tutto il divisore. X alla seconda per x alla seconda fa x alla quarta, cambio di segno, meno x alla quarta. X alla seconda per 3 fa 3x alla seconda, cambio di segno, meno 3x alla seconda e lo incolonno sotto la potenza adeguata. Da qui ottengo 0, scusate. Più 5x alla terza rimane. 0x alla seconda meno 3x alla seconda fa meno 3x alla seconda più 2x e più 1.
resto parziale è di terzo grado, il quoziente, il divisore di secondo, la divisione continua. 5x alla terza, e mettiamolo con in viola. Di nuovo dividiamo questo per x alla seconda, otteniamo 5 diviso 1 fa più 5, x alla terza diviso x alla seconda fa x, quindi ho più 5x. Moltiplico adesso questo nuovo termine per il divisore, 5x per x alla seconda, cambiato di segno, meno 5x alla terza, 5x per 3 fa 15x, cambiato di segno, meno 15 di x incolonnato sotto la x, stessa potenza del monomio. Sommiamo, qui ottengo 0, meno 3x alla seconda, meno 13x più 1. Ok? Questo resto parziale è di grado 2. La divisione continua o no? Certo che continua, perché il divisore è di secondo grado. Mi fermo quando il grado del resto parziale è inferiore al grado del divisore. Ok? 5x, scusatemi, 3x, meno 3x alla seconda diviso x alla seconda fa meno 3. Quindi qui cambiamo di nuovo colore, non so cos'altro mettere, un verdino chiaro. Questo va diviso per questo termine e otteniamo meno 3. Meno 3 per x alla seconda fa meno 3x alla seconda, cambiato di segno, più 3x alla seconda. Meno 3 per meno 3 fa più 9, cioè fa meno 9, cambiato di segno, più 9. Sì. Qui x, 3x alla seconda più 3x alla seconda fa 0, abbiamo meno 13x più 10. Questo resto parziale è di primo grado, la divisione si ferma, perché il resto è di grado inferiore al grado del divisore, che è di secondo grado, e quindi questo è il quoziente. Per cui la divisione ha dato come quoziente il polinomio meno 2x alla terza più x alla seconda più 5x, se non mi ricordo male, meno 3. E il resto è il polinomio meno 13x più 10. Ok? Ci sono domande? Prima di fermarmi, volevo ancora, se è possibile, rispondere alla domanda che era stata fatta prima. Se ho più lettere, cosa succede? Allora, se ho diverse lettere, ok, posso scegliere quella per la quale faccio la divisione, considerando il resto come dei coefficienti. Di fatto, se la divisione, se facendo così ho una divisione che mi dà resto 0, il quoziente è indipendente da quale lettera scelgo per fare la divisione. Se invece divido i due polinomi rispetto a una delle loro lettere e il resto non è 0, allora anche il quoziente dipenderà da quale lettera scelgo. Ok? Esempio. Immaginate per esempio cosa possiamo fare? Ecco, questo. Ok, dipendente con quale lettera usiamo? Solo se il resto è nullo. Altrimenti vi viene detto usa questa lettera o usa quell'altra. Un'altra domanda? No, per completare tutta la divisione tra i polinomi, quindi avremo due quozienti, uno per... In quel caso, se c'è il resto, ne hai due. Se non c'è il resto, è lo stesso. Adesso te lo mostro. Considerate questo esercizio, questo si chiama EI90, pagina 337.
4x alla terza più 2x alla seconda y più 2xy più y alla seconda diviso 2x più y. Qui ho due lettere, la x e la y. Immaginiamo di dividere rispetto a x per prima. Quindi cosa faccio? Prendo il divisore, il dividendo, scusatemi, e lo ordino per potenze decrescenti della x, mettendo sempre la x nei monomi all'ultimo posto, perché sia chiaro qual è il coefficiente. Quindi qui abbiamo 4x alla terza. Il secondo monomio, 2x alla seconda y, lo scrivo come più 2y x alla seconda, perché qui il coefficiente è 2y. Poi ho più 2y per x, e poi un termine dove non c'è la x, che è y alla seconda. Il divisore qui è 2x più y. Procediamo nel solito modo. 4x alla terza diviso 2x fa 2x alla seconda. Moltiplico il primo termine del quoziente per il divisore, 2x alla seconda per 2x fa 4x alla terza, cambiato di segno, meno 4x alla terza. Moltiplico 2x alla seconda per y, fa 2yx alla seconda, cambio di segno, meno 2yx alla seconda e calcolo il resto parziale. Ok? Per fortuna nostra va via sia il primo termine che il secondo e mi rimane più 2 yx più y alla seconda. Questo in x è di primo grado, grado uguale al divisore, quindi la divisione continua. 2 yx diviso 2x fa più y. Ricalcolo il resto, quindi prendo y, lo moltiplico per 2x e cambio di segno, meno 2yx, y moltiplicato per y fa y alla seconda, cambiato di segno, meno 2y. Qui vedete che il resto è 0. Scusami, non 2y, ho scritto male qua. Y per y fa y alla seconda. Il resto è 0. Quindi adesso eseguiamo la stessa divisione, ma scegliendo di dividere rispetto a y. Ok? Quindi facciamo la divisione, quindi qui il quoziente è questo, 2x alla seconda più y. Divido rispetto a y, quindi ordino per potenze decrescenti, ma della y, non della x. Quindi avremo la prima sarà y alla seconda. Poi qui vedete che ho due termini con y. Questo devo scrivere in modo che il termine sia uno solo. Quindi scrivo questi due termini come la parte di ciascun monomio tolta la y per y. Quindi qui li scrivo come più una parentesi tonda, 2x alla seconda più 2x per y. Il coefficiente è tutta la parentesi. E poi abbiamo il terzo termine che è 4x alla terza, quello che non dipende da y. E divido, anche qui metto in ordine, prima y e poi 2x. Facciamo la divisione, y alla seconda diviso y fa y. Calcoliamo il resto parziale, y per y fa y alla seconda, cambiato di segno, meno y alla seconda. Y per 2x, cambiato di segno, fa meno 2xy. Qui se calcoliamo il resto parziale, questo va via. Qui ho 2x alla seconda più 2x per y. Il prodotto 2x per y cancella questo, ma questo rimane. 2x alla seconda per y rimane, quindi qui mi rimane un più 2x alla seconda y e poi ho più 4x alla terza. Questo in y è di primo grado, la divisione continua. 2x alla seconda y diviso y fa più 2x alla seconda. Ricalcoliamo il resto parziale.
meno 2x alla seconda y, e 2x alla seconda per 2x fa 4x alla terza, cambiato di segno, meno 4x alla terza, e anche qui, come vedete, il resto è nullo. E il quoziente è lo stesso, y alla seconda più 2x alla seconda, che è questo. Il quoziente è comunque 2x alla seconda più y, e il resto è 0. Dimmi. Noi possiamo scegliere se fare per x o per y. Vi viene indicato. Cosa? Vi verrà, se negli esercizi vi verrà chiesto, fai la divisione rispetto a x o rispetto a y. Nel Può succedere che non venga chiesto. caso di non vi chiesto, le fai tutte e due. Se invece il resto viene diverso da 0, è facile verificare che se scelgo una lettera ho un quoziente, se ne scelgo un'altra ho un altro quoziente, i polinomi sono diversi. Ok? Dimmi. Non è i quozienti di x, cioè sì, il quoziente di x e il quoziente di y devono sempre essere uguali. Non è detto, solo se il resto è nullo. Allora ti mostro questo. Immaginate questa divisione. Quindi qui, c'è un'altra domanda? Qui, avendo il resto nullo, fatemelo scrivere qua sotto, siccome il resto è 0, allora il quoziente rispetto a x è identico del quoziente rispetto a y, entrambi sono 2x alla seconda più y. Che succede invece se il resto non è 0? Ho già scelto un esercizio adatto allo scopo, che è questo, quello del 93. Immaginate di fare questa divisione: 2a alla terza b meno a alla quarta meno 2ab alla terza diviso a meno 2b. Anche qui posso scegliere se fare la divisione rispetto ad a o rispetto a b. Cominciamo facendo la divisione rispetto ad a. Quindi prendo il dividendo, lo ordino per potenze decrescenti della A, riempiendo i buchi. Quindi per il primo ho 2 di alla scusami solo un secondo. Cominciamo da B, chiedo scusa. Per qualche ragione ho cominciato da B. Cominciamo da B, quindi abbiamo meno 2 a b alla terza, il b alla seconda non c'è, quindi più 0 b alla seconda, poi ho più 2 a alla terza b e meno a alla quarta, e lo dividiamo per meno 2b più a, meno 2ab alla terza diviso meno 2b viene meno 2 diviso meno 2 che fa più 1, quindi più ab alla seconda. Se moltiplico viene meno 2ab alla terza, cambiato di segno, più 2ab alla terza. Poi ab alla seconda per a fa la seconda b alla seconda. Cambiato di segno, scusate, qui deve esserci un meno. Calcoliamo il resto parziale, questo va via, qui rimane meno a alla seconda b alla seconda, più 2a alla terza b, meno a alla quarta. Questo è di secondo grado in B, la divisione continua. Meno A alla seconda B alla seconda diviso meno 2B diventa meno diviso meno fa più. Ok, qui ho 1 diviso 2 fa un mezzo. E poi ho A alla seconda e B. Calcoliamo il resto parziale. Un mezzo A alla seconda B per meno 2B fa meno a b alla seconda, cambiato di segno, più a alla seconda b alla seconda, poi un mezzo a alla seconda b per a fa un mezzo a alla terza b, cambiato di segno, meno un mezzo a alla terza b. Facciamo la somma, questo mi dà 0, 2 meno un mezzo fa 3 mezzi,
A alla terza B e poi o meno A alla quarta. 3 mezzi A alla terza B diviso meno 2B fa, lo scrivo qua sotto perché non ho più spazio, meno 3 mezzi diviso 2 fa 3 quarti, A alla terza. Calcoliamo il resto parziale, meno 3 quarti per meno 2 fa più 3 mezzi, A alla terza B, cambiato di segno, meno 3 mezzi A alla terza B e poi ho meno 3 quarti alla terza per A, meno 3 quarti A alla quarta, quindi più 3 quarti A alla quarta. E questo va via. Qui ho meno 1 più 3 quarti fa meno 1 quarto A alla quarta. E questo è il resto. E questo è il quoziente. Quoziente rispetto a B. Se divido rispetto ad A, cosa ottengo? Beh, mettiamo in ordine il quoziente, il dividendo per potenze decrescenti. Qui cominciamo quindi da meno a alla quarta. Poi ho più 2b a alla terza. A alla seconda non c'è, quindi metto 0 a alla seconda. E meno 2b alla terza a. E il divisore è a meno 2b. Meno alla quarta diviso a fa meno a alla terza. Meno alla terza per a, meno alla quarta cambiato di segno, più a alla quarta. Meno alla terza per meno 2b fa più 2 alla terza, a 2b alla terza cambiato di segno, viene meno 2b alla terza. Questo va via, mi rimane. A alla seconda non c'è, quindi questo lo tiro via del tutto, quindi meno 2b alla terza a. Divido ancora una volta, meno 2b alla terza a diviso a fa meno 2b alla terza. Ok? E quindi calcolo il resto parziale, meno 2b alla terza per a, cambiato di segno, fa più 2b alla terza a, e poi ho meno 2b alla terza per 2b fa più, quindi cambio di segno, meno 4b alla quarta. Il resto, se viene via, viene meno 4b alla quarta. E questo è il resto. Vedete che il resto è diverso e il quoziente è diverso. Nel caso precedente avevamo ab alla seconda più un mezzo alla seconda b meno 3 quarti alla terza. Adesso il quoziente è meno alla terza meno 2b alla terza. I due quozienti sono diversi. Il quoziente rispetto a non è lo stesso di quello rispetto a b. Perché? Perché i resti non sono zero. Ok? Per oggi direi che possiamo fermarci qua.